Domani due equipaggi partiranno dallo storico Rowing Club genovese per raggiungere la capitale navigando per almeno 8 giorni con una media quotidiana di 70 km che metteranno a durissima prova le capacità di resistenza fisica e psicologica dei partecipanti. È una manifestazione che richiama il 120° anniversario della Federazione Italiana Canottaggio che ricorre proprio quest'anno e nello stesso tempo vuole costituire un'impresa sportiva in quanto si tratterà di un vero e proprio cimento che metterà a durissima prova le capacità di resistenza fisiche e psicologiche dei partecipanti. Si tratterà di 8 giorni di navigazione con una media di 70 km di voga al giorno. Grandi nemici saranno il grande caldo previsto e anche le piaghe, ahimè, le ferite che un uso così prolungato dei remi e dei sedili scorrevoli procurano, diciamo, tradizionalmente ai vogatori. La manifestazione è organizzata sotto legge della Federazione Italiana Canottaggio dal gruppo sportivo Speranza di Genova con la collaborazione della Tevere Remo di Roma, che è la meta finale del nostro viaggio. È una società, il gruppo sportivo Speranza è una società che si affaccia, diciamo, sul sedile scorrevole del canottaggio di tipo olimpico da poco, dal 2000, perché prima tradizionalmente svolgeva canottaggio soltanto, diciamo, sul sedile fisso, tipo proprio il gozzetto ligure. E nonostante questo, diciamo, nel giro di pochi anni ha raggiunto grossissimi traguardi, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Diciamo che il gruppo Sportivo Speranza, per quanto riguarda la Coppa dei Giovani, la Coppa d'Aloia, è una tra le prime società d'Italia, quindi è un bellissimo vivaio. Come è venuto?